Camino de la Música, segue il tour per Bahia Blanca. Dopo la prima data a Mar del Plata, un successone. Si va avanti verso sud. A quante ore? Siamo tra due ore saremo a Bahia Blanca. Bene, però siamo già tre ore che stiamo viaggiando per questa calle sempre dritta. Allora, questo è Marcello Carrara, che finalmente lo presento, ossia coordinatore di la Commissione Nuove Generazioni del Comites, Comitato degli Italiani all'Estero di Mar del Plata, la mia città. Perfetto, lui parla perfettamente italiano, ha la mamma che è pulisana. E papà? Mio padre è nato a Mar del Plata, ma è figlio di un emiliano e di una veneta. Sta collaborando con questo tour del Cammino della Musica, mi accompagnerà in tutte le tappe, lui è l'organizzatore per quanto riguarda il sud, e quindi evviva! E adesso così diciamo. Allora, questo paesaggio si chiama Pampa ed è percorso dagli gauchos, giusto? Esatto, la parola Pampa nella lingua delle comunità native di questo territorio significa pianura. Pampa significa mare di terra, pianura. E questo grandissimo territorio che, beh, gran parte dell'Argentina è coperta dalle pampe. E los gauchos dove stanno? Los gauchos, bueno, lavorano nella terra, nella campagna, e sicuramente in questo percorso troveremo molti gauchos. È stato anche il protagonista di un poema. Come si chiama? Un libro. Come si chiama? Quello è la storia di Martín Fierro. Martín Fierro, esatto. Che lui ovviamente è l'icona di questo mondo, del mondo dei gauchos, e per noi, per gli argentini, questo libro un po' rappresenta la identità nazionale come argentini. Claro, ossia un uomo valoroso, che eroe, che protegge la sua terra dagli invasori, ma non solo, di cuore nobile e leggendario. Bene. Come tutti gli argentini. Grazie. E gli italiani in Argentina. Grazie, tante. Bene, un saluto in castellano. Bueno, un gran saludo a todos los amigos en Italia y en todo el mundo. Saludos desde La Pampa. Chao, un saludo de La Pampa.